Claudio, è arrivato anche questo momento, dopo 50 anni, dopo cose straordinarie, ma soprattutto straordinario nella normalità del sacerdozio. Sì, effettivamente è così, no? È una nuova avventura che ricomincia, va bene, finisce un capitolo bellissimo, va bene, in cui mi sono espresso al meglio quando ho potuto e adesso si presenta un'altra avventura, va bene, e quindi vedremo quali sono le sorprese che il Signore riserva. Ecco, senza scomodare un santo, Papa Wojtyła, no? Giovanni Paolo II, che lei ha ricevuto, era rettore del seminario arcivescovile, insomma, uno dei momenti belli, ma non solo l'unico, di questi 50 anni di sacerdozio. No, ma è vero, è verissimo. Ne parlavamo proprio con il padre che sta qui e che è un grandissimo amico mio, e proprio di queste conoscenze che ci sono state nella mia vita, va bene, perché il Signore mi ha, come dire, gratificato, ecco, di tante presenze significative, e qui, incominciando ovviamente dalla mia famiglia, eh? I miei genitori che mi hanno messo dentro questo seme della fede e l'hanno sviluppato, insomma. Ma poi anche i vincenziani che ho conosciuto lì, ecco, e anche poi Madre Teresa, Padre Pio, Fra Francesco dice, non sono calibri piccolini, insomma, sono grossi calibri, ecco. Visto che è stato chiamato in causa, no? A questo punto Certo. la presentiamo, se no resta un'entità astratta. 1974 diventa sacerdote. Lei quanti anni aveva quando? 4 anni, quindi non l'ho conosciuto un po' di tempo dopo. E ricordo di averlo conosciuto negli anni 80 più o meno. E, ecco, lui parlava di una grande amicizia, sicuramente una grande amicizia vissuta in Cristo fin dall'inizio, nonostante io poi, come dire, abbia maturato la mia scelta un bel po' di tempo dopo, ma ricordo di lui fin dalla prima volta una grande capacità di esprimere la sua fede e la sua scelta di vita. La nostra amicizia è stata un'amicizia non di quelle fatte, non so, di grandi abbracci, di grandi situazioni, di grandi incontri, ma è qualcosa che è veramente rimasto sempre nel cuore mio e anche di Don Claudio, e che ultimamente, ecco, forse dopo la mia scelta di consacrazione e sacerdotale, sta vivendo un momento anche nuovo e più profondo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con Vite tutti voi. più parallele o convergenti, quelle del frate e quella del prete? La Chiesa è una sola, una sola. 4 anni quando lei è diventato, diciamo, ha iniziato il sacerdozio che lascia questa sera con un po' di rammarico, possiamo dirlo, anche se non lascerà la Chiesa, continuerà, no? Certo, l'arcivescovo nella sua bontà mi ha voluto affidare Sant'Anna al Porto e Sant'Andrea in Lavinia, e quindi io curerò queste due rettorie, va bene, al meglio quando potrò fare, certamente, anche perché poi a Sant'Anna c'è una gloriosa confraternita, la confraternita di Sant'Anna, e quindi dovrò, come padre spirituale soprattutto, aiutare questi confratelli e consorelle a camminare nella via del Signore. Stasera lascerà un messaggio a tutti i suoi fedeli, c'è cioè la comunità di Sant'Egidio, insomma tanti insomma, che hanno gravitato e sono cresciuti anche grazie a lei. Che messaggio lascerà? Ma siate famiglia, non vi disperdete, siate famiglia, anche perché il nuovo parroco di Santa Trofimena l'Annunziata, Don Sabatino Amaddeo, è una guida sicura.